Oh, siamo arrivati al momento dello scaffale. Io ormai non riesco più a fare a meno dei consigli di Lalla e Rory. Cominciamo con la lettura a tema e passiamo il microfono a Lalla. Ciao a tutti, e visto che stasera siamo andati a trovare, anche se solo virtualmente, i nostri amici di Grosseto, il libro che vi propongo è Rapito dai sensi, opera prima dello scrittore esordiente grossetano Giuseppe Spina, edito da The Writer nel 2013. È la storia di Luca, omosessuale, architetto di professione, che gestisce con la migliore amica Sonia uno showroom d'arredamenti in Firenze. Sono gli anni 90, Luca sta fuggendo dalla fine di un rapporto con un uomo, Giorgio, del quale era profondamente innamorato, e lo fa correndo verso il proprio rifugio, l'abitazione di Siena, dei genitori benestanti, e la comprensione e l'affetto della madre con la quale vive un rapporto particolare. Attraverso dei flashback, Luca ripercorre l'infanzia, l'adolescenza, gli amori e i variegati rapporti instaurati con i componenti della sua famiglia. Gli avvenimenti rivelano le passioni, i conflitti interiori del protagonista e il rapporto che va man mano affievolendosi con Sonia, la sua migliore amica di sempre. Luca cerca di rimediare in qualche modo, invitando l'amica a trascorrere una breve vacanza al Monte Argentario. È la svolta, nel finale della storia, a determinare un insolito epilogo che logicamente non vi racconto e non vi anticipo. La vicenda tuttavia aprirà a Luca nuove prospettive, rimettendo in discussione tutto il suo essere insieme alla sua sessualità. Un libro, una storia da non perdere, con un protagonista che va da Grosseto a Siena, come abbiamo fatto noi stasera. Bene, dopo i libri è la volta del cinema. Rory non è potuta essere fisicamente qui con noi stasera, ma ci ha comunque lasciato il suo suggerimento a tema. Si tratta di una sitcom americana che è approdata martedì 5 marzo sul canale Fox di Sky, completamente centrata su una famiglia gay, The New Normal. È davvero molto carina questa cosa. I protagonisti, David e Brian, sono una coppia di Beverly Hills che hanno tutto: una relazione stabile, brillanti carriere e una bella casa. L'unica cosa che manca nella loro vita è un figlio. La ricerca della madre surrogata perfetta si rivela però molto ardua. David inizia a nutrire ansie sull'idea della paternità e la coppia arriva quasi al punto di demordere e rinunciare al loro sogno di diventare genitori. Le cose cambiano quando incontrano Goldie, una giovane madre single dal passato burrascoso, trasferitasi a Los Angeles con la figlia di 8 anni, per fuggire dalla vita di provincia e dall'opprimente nonna cinica e razzista. Fertile e bisognosa di denaro, Goldie accetta di fare da madre surrogata per David e Brian, e trovando in loro anche una famiglia surrogata. Oh, e secondo il parere della nostra Rory, nonostante la prima puntata sia durata appena 25 minuti, sarà una serie TV culto perché ha la grazia che sembrano possedere solo i serial americani nell'affrontare argomenti controversi in maniera profonda, ma con il registro della commedia. A The New Normal spetta il compito di spiegare al pubblico televisivo in maniera semplice, quasi da sussidiario delle elementari, che la famiglia è là dove c'è il desiderio di crearla e che la volontà di avere dei figli trova sempre il modo di adattarsi alle contingenze, superando gli ostacoli imposti o dalla natura o dalla società. Ecco quindi la sfida politica di questa sitcom: mostrare lo scenario più ostico da accettare e avvincere il pubblico a tal punto da persuadere, come stabilisce il titolo stesso, che la normalità è una condizione sempre più relativa. E se riuscirà nell'intento, quantomeno di far considerare l'ipotesi che un utero in affitto sia solo uno dei tanti modi con cui tutti noi cerchiamo di realizzare la nostra felicità, allora The New Normal avrà dimostrato ancora una volta che l'evoluzione culturale di un paese avviene soprattutto attraverso l'impegno degli intellettuali e degli artisti, anche quando questi scrivono semplicemente commedie. E andando verso la conclusione, vi suggeriamo anche qualche appuntamento a tema LGBT. Come ad esempio quello previsto per sabato 9 dalle ore 15 presso la sede di Reos a Firenze sull'indagine Omosessualità e Anzianità in Italia, curata da Raffaele Lelleri, di cui abbiamo parlato anche qui a Oltre Differenze qualche settimana fa. Eh sì, all'incontro organizzato da Ireos in collaborazione con SPI, CGL e Hauser Toscana, oltre al sociologo che ha curato la ricerca, parteciperà anche Enzo Cucco, presidente di Certi Diritti. Obiettivo dell'incontro è la nascita di un gruppo di lavoro che, in rete con altre esperienze italiane e europee, proponga a Firenze iniziative, progetti e politiche su questa importante tematica. E poi vi ricordiamo che venerdì prossimo, il 15 marzo, sarà la volta di Full Moon, il party LGBT friendly, erede delle feste glitter, organizzato dal movimento pansessuale a Siena presso il locale Fuori Porta in zona Coroncina.
Oh, sono tantissimi gli spettacoli e le attrazioni che vi aspettano, oltre a 3 diversi DJ che si alterneranno in console. Non perdeteveli dalle 23 in poi, con ingresso riservato ai tesserati Arci, Arci Gay, Wisp e Lega Ambiente. Per chi volesse è possibile tesserarsi in loco, ottenendo anche un drink in omaggio. Io direi andiamoci, corriamo, Oriana. Non fai la solita alcolista, Natascia, per favore. Poi già ce l'hai la tessera, te, che cosa fai? C'ho il braccialetto. Sei il guidatore designato. Sono quella che non beve io, questa è la verità. Allora, e se invece volete aiutarci a fare la radio insieme a noi, vi ricordiamo i recapiti che potete usare per segnalazioni, domande e suggerimenti. La mail redazione. Cosa mi viene da ridere, dai? La mail redazione.oltredifferenze@gmail.com, il numero 366-2809-050, la pagina fan su Facebook e il blog oltredifferenze.wordpress.com. Siamo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione, l'appuntamento con Oltre le Differenze è come sempre per il venerdì sera alle 21 e in replica il sabato pomeriggio alle 15, ovviamente sulle frequenze di Antenna Radio S oppure in streaming sul sito antennaradios.it. Per andare sempre Oltre le Differenze. G come gay, C come coming out, T di trans, P come pride e B bisex, D come discriminazioni, O omofobia, F famiglie, E come etero e A di amore. L'alfabeto di chi va oltre le differenze è solo su Antenna Radio S. Dal 5 ottobre torna la nuova stagione, tutti i venerdì dalle 21 in poi e replica il sabato alle 15. E allora, che fai? Te ne privi?